Teatrale Cristoforo Colombo di Carloforte presenta Pitaluga o Sciacaluga, commedia dialettale in tre atti di Laerte Ottonelli. Personaggi e interpreti: Giovanni Battista Pitaluga, Domenico Quacquero, Bertone Sommariva, Mario Curcio, Lisetta Sommariva, Mariena Peloso, Luigi Intraverso, Primo Comparetti, Franz Francesco Conte, giornalista Mario Pintus, commendator Stanchi, Giacomo Damere, Suor Celeste, Franca Salomone, professore Salvatore Volpe, Marisa Stefania Smorra, conte Riposio Mario Pintus, regia Linette Leone. Questo rock è gran casotto, mi concalo come sta mai non mangia ca, però, 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 battistina ne maca, me fate se me doma, tu li vedo pure di me, mi vuoi perché fanno di me. Credeva di essere in ritorno. Ma mi ingiurno l'altro quella paloia di me mugge la ammasso. Ma mi ha fatto perdere più tempo lì che non mi trovava un po' di mio. Ma ne un po', e quando mi appena. Ma uscio lì non l'ha ancora arrivato. Lui sempre lì giù al dovere, eh? Diamine, se diverti anche lei a domenica. Ma già, lei non è più libero dell'unica signorina Lisetta o guinzaglio. Ma con questo che sei cademmo, Ah, questa vaia un mingalante come Osho Luigi, invece di quello basico di Urenza, come parla del lungo del Franco Bulli. Ah, bella, va tu c'è mi basico per con un gene. Già, ma sai a quando te viene a pigione le ci basico, ne? Reti scandalosi, scormi de Gallia, che camminata che come bibbe, non è vero? Sono cose da me, per lei a bocca e fanno i fatti vostri. Mi come uomo preferisce Osho Luigi. Se non fisse fa signorina Lisetta. E turna! Ma te sto un po' si ta mala papota! Ma te è proprio una spacciota! Ma mi ha Pronto? Pitaluga e il suo marito? No, no, ha sbagliato numero. È il 221-33. Sì, prego. Buongiorno. Brigante! Ti cacci in tuo sciocco per fare il corpo, ne? Ma te ho dato un membro tuo corpo, e se te ho dato ben, Sperenne, Franz, se ne vatti tu ben, mi fai un bello regalo. Per me già a mente ti è fatta proprio apposta,
Non se ti piace, poi per me un po' d'orecca tutte squacche, eh? Tonchi un po' simpaticone, ti la senti? Via, via, ordinci le gai, così, allè, e mi me ne vago, eh? Segno. Rivivo lo sfocatore. Solamente se sì, lì c'è Riano Bella e l'amore con noi. Buongiorno, ragioniere. Buongiorno, signorina, novità? La distinta della merce, della ditta della casa, è pronta. Oh. La consegna all'ufficio spedizione e le dica con urgenza, perché deve partire domani. Ah, signorina, in questi documenti che vanno alla dogana mancano dei timbri. Per cortesia, se ne occupi lei. Se non sbaglio, è l'ultimo imbarco che si è fatto a bordo del Vulcano. La dogana ha trovato delle difficoltà. Ad ogni modo, chieda giù alla spedizione e per favore dica a Franze di portarmi la porta. Vada. Subito, ragioniere. Vai! Oi, cagnati! Porro! Banisci da patani, scusate! Allo? Pronto, armatori Pitalughi, sono arriva. No, lei ha sbagliato il numero. Sì, in questo caseggiato ma al piano di sopra. Il suo numero è 220-33. No, questo è il 221-33. Ma prego, signor, non si disturbi, affatto. Au revoir. Ne fa fino a un possibile cacciando lungo da sbagliare il numero, ma rivivo il suo calore solamente sei qui, che lui ci rianovella e l'amore con noi. Buongiorno, sono Luigi. Olivo portava apposta. Apposta, grazie, va benissimo. Ma c'è un Luigi nuovo. Ve lo sa di? C'è a me, è Luigi senza sci... Oh! Ma me non so manco un mico come regulone. Un suo baciccia, un leo che davo tu su. E poi nonno. Ma lo a me mi domando di te. Come vuoi da pochi 30 capisci, eh? Allora tu, a te e tutti, come quando mi dovi quando ha ingridito. Quando è piccino l'hai incontro. Allora invece sei in svernoto, con tanto di Laura, E capì beh, che dote tutti, specialmente quando gli è perso un suo baciccio o un lui. Tu dici che stiamo, che è un fatturri, o da che tutti hanno diretto, eh? Che via, diretto? E chi l'ha detto che sono in diretto, Franz? E via, eh? E giù, diretto. E c'ha di che è un po' di noi. E chi è che ha fatto tutti i diretto, eh? Non sai fui, va bene, ma di ti, va. E la sai, che da quando un suo baciccio l'ha pigiato con il corpo di voce al tuo stomaco, ogni tanto si sente morto. Cusci tante volte sbrighetto tu qui, scusa, ma di ti, va. Vabbè, e poi, su Luigi, andiamo sei in confidenza, su baciccia di penna, non ne sa neanche tre su ti. Non so se su Berto me, che veramente che poi vado che nama. Da quando l'ha fatto cavaliere, tu sei sciale, come se fisse leopardo un fibretto, e errore. To, a proposito di su Berto me, voi che sei zacchi da tanti anni, spiegami un po' in realtà cosa che non sono ancora riuscito a capire. Ma chi lo vede il padrone di Dren? O c'è un baciccia o c'è un Bertone? Padrone sono tutti e due, ma i capitoli sono di suo baciccia. Quando c'è un Bertone si è fatto sotto con suo baciccia, non le ha asciutto, non le ha secco come all'esca. Non aveva manco un cito perché a voce è neutro.
Presta tu su bacciccia, che per compassion se la associò con lei. Se sa che a quelli tempi a dita hanno gli aggrandi usa come ava, ma però con lo poco capitolo che ghea, li ha tutto di su bacciccia. Capitolo si reinvestiva in scena con rete del portinere. Ma poi arrivando alla guerra, tutto si moltiplica. Dinè, vapori e anche ambizione. Ma usciù bacciccia mi dispiace, non è vale questa ambizione. Sì, hai ragione. Su bacciccia sono di lungo stesso. Qui dei tempi che navigava con tuo papà. Quelli lisci che hanno belli tempi. Papà, me la ricorda bene. All'estate una grande disgrazia. Scampi 60 anni, una lebecciata così, non la vediamo oggi. Però tuo papà è stato un uomo di coraggio. Ferrio come un lea, l'ha fatto tanto, che le riuscì a portare papà pure in più. Ma, uscì un bacciccio, ma dito che anche qui con l'anno ti sei stato ferrio. Roba da niente. Invece tuo papà, dopo due giorni, si aggravò. E non c'è stato niente da fare. E povero mio papà, me la ricordo come intense. Mi fa di vedere mia mamma un zenuggio da quello le fin di spia dove mio papà non dava ci segni di vita. Poi i funerali, a me è entrata un tuo collegio e visite di mia mamma non si muoce un bacciccio. E via tutto ben che ho riservito a quest'uomo così generoso che per me pur riede un godico la febbre, ci che un papà per fa penso finché bravo. E mi piaccia. Vedete come sai, anche voi. Però il suo bacciccio fu veramente bene e te so dico l'orgoglioso di essere stato tutt'ore. Permesso? Ma chi torna, mamma mia? E via, comportate del gaibo mutrio. Avanti, signorina. Ho portato la distinta per l'imbarco di domani. Wow! Scusi un attimo, signorina. Franzo! Mi piace, fammi un po' un buco sta lì, All right, su Luigi, all right. Il resto ti fa incattò la matrica. Allora, sono tutte finite. Guardi un po' lei, ragioniere, se vanno bene al modo che le ho elencate. Me oui. Ma la merce che va collocata nella prima stiva sarebbe meglio che fosse contrassegnata in rosso. Ma veramente volevo contrassegnarla, ma l'ultima volta il signor Somariva, che l'ha controllata, mi ha detto che non era necessario, perché era tutta perdita di tempo. Ah sì? Forse il signor Somariva non saprà che la merce che va collocata nella prima stiva è tutta roba fragile e preziosa. Ma ragioniere, se vuole che la contrassegni. E oui, ma poi me la riporti subito, eh? Va, sì, ragioniere. Scusi, signor Luigi, ha poi parlato al signor Pitaluga per il mio stipendio? Sì, non si preoccupi, gli ho accennato qualcosa. Sta tranquilla che gli parlerò di nuovo, eh? Grazie, ragioniere, e scusi tanto. Ma si immagini, passi ma la porta a Solo di essere belli. Rivivo il suo calore, solamente sei qui. E lì c'è l'amore bello e l'amore con noi. Luigi! Buongiorno, Schuberto. Buongiorno, che mi porca che se canta un po' troppo, eh? Dimentò di ci, non sono convinto di un socio. Su bacciccia non mi apposta asci. Oh, ma mi sembra una foto apposta, io ho bisogno di un mio socio. L'avverto che le roba non mi sono urgente, eh? Ah, urgente. E dico dell'altro, de si urgente da ti da ti, caro Luigino. E immagino già se mi hai dati, ma usa parlo qua sta signorina e poche che se c'è tutto, eh? Ah, vi siete già parlati, ma bene. Quindi, ti sei assai le idee, eh? So che mi sei espresso di non essere contento ad ogni modo, né? Espresso. Ho detto di nu e di nu e basta. E scusate, Schuberto, bel momento, ma non hai dosti nova a essere così contrario.
sentimenti, sentimenti, tutte belle paole. Poi specialmente dite da te, fonti tu un bel effetto. Da me? E perché non ho anche io diritto come l'altro da me questi sentimenti, avanti? Un diritto, caro vicino, se vuoi avere fino a un certo punto. Ma per avere questi sentimenti, che ne ho i diritti? Che di te? Che di te? Che ne ho di te? Saci Luigine che mia figlia Lisetta ha porte ben 50 miuin de dotta. 50 miuin. E ti, cosa ti vuoi, avanti? C'è Cruce, ma conosciuto tu sento mia, Gilberto. E tu sento mia, a mia figlia non ha basta un poco per la corte igienica. Che cagugna. Gilberto me. Se vuoi giudicare un bene di due persone qui di me, non posso certamente competere con qui. Lo vedo che non ho niente, quindi non sono degno di mai io a questa figlia. Le c'è degno come è andato un stanchi. Ma la vede che le c'è proprio per questo interesse. Ma quello lì, quanto di niente, non ne deve avere ben poca sciubare. Come sei arrivati? Spieghi te. Mi spiego subito, intendati, che voi obbligando vostra figlia a mai io come è andato un stanchi. Oltre che sacrificare la sua felicità, ti metti anche a un tribunale battuto, Gilberto. Ma senti io un po', in camè, caro Luigi, che vede dell'anima di Miwin, di Miwin. E cosa te credi? Con commendatore stanchi? Che bello nome. O sei già il morto di fame come te? Uè, uè! Se mi sono il morto di fame, a ricordate che da qui non vedevo niente, perché quello che non devo buono. Secondo i debiti della riconoscenza e devo solo uscire a ciccia con qui ogni passa della tanca, va? Va bene, va bene, va bene. Sa che ti dica se mi pari, intanto ti proibisci di parlare con mia figlia Lisetta. Anzi, non è giù manco che ti che telefoni. E gaudiomi, o uscire a ciccia, in te cose ti perdi un tempo. Mi dispiace, ma uscire a ciccia non sa tutto. Non cosa credi, Beli? Un estetto, un primo che ho detto, è l'intenzione riguardo alla signorina. E vediamo adesso. Se dimostrò il mio contento da mia scelta. Avanti. Ma se non è contento lei, non sono me, e basta. E poi, mi lo capisci, non so che entro su Baciccia. Mia figlia, a non fa mica porte da succede, eh? Su Baciccia, prima di parlare con te, doveva parlare con me. Davanti a lui tremava tutta la roba. Mi lo capisci, mi capisci. Ma, ad ogni modo, che ho... Giuberto me, Giuberto me. Come è andato lo stanchi? Devo decidere parlare con voi. Presto! Di che vieni subito! Va bene, va bene, va bene. Allora, ti ta capito, a rigore di quello che ti ho detto, sei lui, commendatore! Anne, amo Drio, Anne! Madonna, che Drio quell'è! Ah, che pazienza quella dava in essere, madonna. Ma un fondo la ragione. Cos'è su un mio confronto da Lisetta? Mi non posso offrire che una semplice vita come fa un semplice impiega. Lì alle ricche, alle signore. Ma poi c'è le meglio che lasciamo perdere, va. A me come sulla rivivo il suo calore, solamente sei tu che lì c'è la novella dell'amore con noi. Si bembola anche te. Ciao Lisa, come te bella. Le nuove che serve come papà, ma ti l'hai vista? Teatro che se l'ho vista, mi figliuva di sciare, non le ho capito niente. Un latte sta via come erro che da cinque. Aspetta un po' che ti fici una carica. E che bella scacca, c'è. Ti mi ha finito a te la mia ascia. E l'altro, mettiti in comoda. Aspetta, Alonto, quasi. Te diva, mi osso io. E non sto a dirmi niente, me non fago che disperarmi. Ma mi te giù, ben, e fai qualunque cosa, pur di non rinunziarti. Ti vedi, Gigi, me non fa mai, ho comandato un stanchi. Ma questo mu da fa, se non ti permetti, eh? Per l'amore di segno, anche con quella tremuisali, però... Però amo, che belle quattrine, te, aspetta,
Certo che la cosa l'hai messo scabrosa, ad ogni modo non è muta sferro, fanno tra felice. Ah, mia me decisi un bella che pigia, e lo anche comunicò a me papà. Mino da maio, altro che ti, in fondo ti vedi, il papà è bravo, comprendi? Dopo te tu mi sa se unica figlia, e non lo riacciatamente fame soffri, però mio tanta puia. E che cosa ne esce te, via? Ma te perdite, tu sai che mi hanno tenuto d'oro, perché pensati? Certo che mi fa piacere, ti vedi, ho chiesto che ti mebbe, ho acquistato tanto di quel coraggio, ti vedi che non ci piade nessuno, e sento un toro. Ma capi? E poi iniziamo da scurto, che dalla nostra porta, con un bacciccia, con una gente ho tanto, quindi Lisetta, e mo da spero, vanno tra te di città, madonna. E come la strana vita Gigi, ce ne danno addosso e ce ne altri sui mube. Tu sai a volte cosa penso, che se mi non hai setti, a mia esistenza non hai se nessuna importanza. Oh, ma ti ne fai una noia di chiarassi. A mia che ti attribuisce obbligare, ma io mi da un'idea, E almeno mi obbligessa, mio fai essi, oggi. Oh, dimmi, dimmi, bella. Ma ti me veramente bene. Oh, che putello. E lusso, non me la ricordo, ci se te giunte o se ti adoro. Ma ora però ti metto a promettere che ti sei coraggiosa e brava, Ti mo prometto in Italia, Gigi, te lo prometto. Oggi. Bella, di me. Ma tu sai che stamattina ho incontrato tua mamma. E stava, ma cosa ti dici? Ti te lo dovessi immaginare, alla parlare di Niozia, a prega per la nostra felicità. Povia donna, lei uscì che conosce l'infelicità e a te me per Niozia. E lei, come mia, lei che ti disegni, di lungo felice. Ecco, ma parli bene, come le struia. Ti vedi che ti impari a uega da te la sciama, ma mamma le prova, me la dimostra un te ogni occasione. Però amore ti mi ha da fare con piacenza da notte, ne? Perché tuo babbo mi ha proibito di telefonate, di parlate, e se venisse qui con una truvesse di trame, non c'è niente in una battuta, e mi non contesta a parlare con tuo babbo, va? Ad ogni modo, sta sei ti piaciuti, Se vede un solo tuo posto, o da cinto, da sanite, se ti vede, va bene, Gigi, allora sta sai. Oh, Gigi. Bella, Gigi. Tauli, se può essere... Mi te dai in bocio. In bocio. Ah, da me in bocio. Ma tu tieni per sta taglia, va bene? Da me in bocio. A me che te so, devi tu da me in bocio. C'è un bocio. Da me in bocio. Da me in bocio. Da me in bocio. C'è un bocio. Ma tu sei che entra. Qui tu sei che entra. Tu sei che entra. Ora da lunga a me, tu come la grammi, ne pigiamo anche i puttacci. Signor Bacrestien, ma signorina, qui sei chi? Vostro babbo le dà basso in tuo magazzino, con la cicchetta a tutti, su da chi tucche. Ma così beh da basso. Uè, Franco, mi raccomando, qui non hai visto chi? Ah, stai più tranquilla, ne viste ne sentia, su in arrocca. Bravo, Franco, so che anche voi muoi ben. E non stai là di tanto forte, se non sono Luigi diventa Giuse. Lascia cavaggio, Franco, ragazzi, lascia cavaggio. E scherma Cristian, fa. A me anche mi va a spendere là, veda se lì, la ovvia che veda se lì. E fai con come cantanto mi vigilo, su Luigi mi raccomando, Ui, ragazzi, ma mi lascia. Ma me che confidenza qui se pigi tu calotti. Dunque amore, che piace, vanni da bus. Da basso tuo papà, E se ci prudente che non ria che te curpa a me, ti ta capo. Gigi, e mi nome la niecce, e mi resta con tinte l'ufficio, ma è veramente proibito, allora sta stai. E che ci udì, che ciao Gigi, sta stai. Che ti accompagni. Fate che t'assai, Rivivo il tuo calore.
che lei va a dirti mi te scangiaccia a vera, calci tu. Tu te ne fai tu. Oh, come sei a punta al te de caspi stamattina. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Per un tu me fino alla porta stanziè. Tu si dica che c'è un geniaccio a lui, vuoi che mi metta a fare il fabbro ferraio, eh? Non intenda di questo, ci va. E allora? Non le sa tante volte che succede di lungo a questa. E signore, io so anche a me che le sa diverse volte, ma intanto c'è lui a lei ruttare di lungo. Ma scusa, che lei fa anche dito, Schuberto, me. Ma mi ha detto che non veniva a fare spese inutili. Ah sì, Roberto me non le fa spese inutili, ma però... E lui dice anche a me fino a cosa hai detto? Ma non ci baci, c'è la spesa da c'avere, via spazzulla. Ma se lei dice la spesa da c'avere, sono inutile anche lì. Perché quella è la mia porta privata, di lì che passo mi solo. Dunque lui dice, sai, bello giorno, a porta, a decidere di farvi se ci. E mi non posso ci entrò, nuta un po'. Vedo. E se non entro resto di fea, nuta un po'. Vedo. E se resto di fea, lo dico che non serve a niente, nuta un po'. Vedo. E non serve a niente, sono inutile come a c'avea. Dico bene, ragioniere, ragioni un bene. Vedo. Ah, avvanite, non te dico, se io, Giovan Battista Pitaluga, di professione armatore, o da essere paragonna a una c'avea rotta, vedo! Se sciuba! Vedo, se no si dente! Ti sei esci mica da cumbricola giassi! Cumbricola? E che cumbricola sciuba? Ah, tu non ti sei a niente! E ti ti vivi in mezzo ai punti, all'entrata, alle uscite, e non ti sei a niente! Sciuba ciccia, scuse, ma tutto quello che mi passa per me è tutto scrupolosamente controllato! E che ne posso dare prova anche subito! Ma in quanto i manesi di otri, ne? Che otri? Che mannesi! Che mai a fuori di Schuberto, me, anche voi lo sa. E a fuori di me, so ci sono anche in me. Non tutti però, e anche voi lo sai, perché parlo di una certa combriccola, le dico sospettate qualcosa. Certo che sospetto, certo. Dico anche mie pugne ragioni per sospetto. Dice che da combriccola, che c'è un cianin, e una prova metti nel tuo sacco. E fra questi, volere o non volere, che messo anche un mio degno socio. Questa se vuoi, ma se è a ricompensa, ma fai fetta a fortuna di un amico. Intanto a lei, te l'anzapevo cavaliere, e mi, che sulla pietra fondamentale della ditta, donde lungo mezzo bacicia tocchi a me ben po'. E ma ora non ne posso ci su un pinco meno, su un stanco le supporto, ora basta. Basta! Ah! Oh, vedi che mi viene tu, non tu! Ah, se te! Vedi per la carica! Che c'è il show! Oh, vedi! Che ma a me mi domando e dico, ma perché dove fai bicitto un po' tanto tu? Ormai le quei tre mai da quando hai bisogno quello brutto corpo e se ogni tanto te che fammo, le dico che qualcosa ci faccio! Ma te dico che qualcosa di erro tu? Speriamo di no, però sai esce meglio che le pesci bicitto o da un dottore o da un professore. E bene bicitto da sto chi è un terzo ciascio bacio. Un terzo ciascio. E non che sta un maestro d'esco? Ma che maestro d'esco? Che sta un professore. Il professore? Ed è quelli in cui ve la segui un miscio bacio. Ma mio, un po' che mio, del lungo credo che stesse il maestro. Infatti, quando ne incontro un tischè, che dico del lungo, buongiorno signor maestro. E lui mi risponde, ma se tu ci mi dici che sta un professore, e allora che dico? Buongiorno signor professore. E per quando si dice i cosi è da me, di tutto che sto professore. Da basso che l'asilo, che è il suore, che è il preve. Di tutto ti abbassa, da basso ti porta un via. E una saia c'è Maria. Seriamente, sciubacciccia, seriamente, bene, dici to. Ma sei più che deve sentire quelli baciocchi, perché tutti che telefona sciubacci. E te come tu fa a sapere che telefonano tutti? Oh, so perché tanti c'è manchi e sbaglia in teleoffice da mio. E di che rifugio? E da buon numero giusto, 221-33. Ma proprio giusto? E perché? Ma, perché di solito quello che dai i numeri, e non dunque sbaglia, specialmente quelli di un lotto. Ma senti Luigi, ti metti che ti debui, e dammene tre che mi seguo. Oh, vedè come sei scassullato, hai delungo qua di scherzo. Tutte le volte che parlo di dottu, hai delungo da scangiare di che sono stetto da un dottu. Che sei stetto da un dottu? Che si va a dire di sono stetto da quelli che fa fotografie, come si chiama? Ah, per l'ora, bravo, da quello lì sono stetto.
niente. Ma dico, perché a cui si può ordinare? Ma lei ha detto che può vedere la fotografia un specialista dell'apparato respiratorio. E scommetto che voi non l'hai fatta vedere nessuno, Non l'ho fatta a vedere, non l'ho fatta a vedere per sua vergogna. Ma poi mi vedete quello stato lì, via, mio vergogna. Se mi vede tutto, se mi vede tutto, via, poi un F senza vedere, si può fare. E se mi vede, se mi vede questo giro, se mi vede questa manella, se mi vede figaio, se mi vede bene, e se mi vede... Oh, so bene, ma il petto, mo non fai a vedere come cadì tu raggiolo. Ah, poi mostro. Ma sto chi detto, dopo E vabbè, se vuoi, ma come se tu non avessi cagno, poi ne parliamo, a voi ci vedi, mi sento cinese, mi sento bene. Su mia figlia, sta franco, che fanno? Non prego, vediamo un po' la porta, Sciuba, cos'è che è? Ordine in scopa, se vuoi vedere la porta, che è anche in espresso, che lei va anche dito e fucciolato mi ha risposto che le ha messo con le decine qui le vengono fino a potro alle eselle e vediamo un po' ciao Fulvigina assemblea generale ti mi invitano all'assemblea qui in espresso come siamo anche semi e non puoi san fare niente e poi va là e punto zero ti vedi sono lungo se puoi sentire veramente tutto quello che sa uscire un stomaco alle voci tutte queste pusteme con chi ha addosso di me che puoi sentire in te diciamo tutti cui sapevi un nome ti piace ai cusai effetti Luigi che piace che sta sicuro che fra tutti quelli dell'assemblea non avvia risparmio manco tutti hanno la loro magagna se potessi scagliare la prima pietra se questa ne avevo dritto senza dove il virò de bordo invece non si può bisogna scangiare rutta bisogna stare zitti bisogna dire l'antumo che ta robe e poi vive in pace perché quelli pesi grossi certi cavalieri certi commendatori, tutte certe cose mestiule, quello che imbrugiò a gente modesta e mi scemo, che sono in scemo, lo dico da solo, che sono caito drento. Mi spella, non posso farlo perché dunque mi mangia, mi colla. E ora ti vedi, o mondo se dovrei essere tutti le oli, diciamo se tutti cosa sapevano, se dovrei di avere te, allora a chi ti vendo un fan, se dovrei di panete. Venda a corne, se che tu chiedi macelò, e allora chi ta robe, ti chieda di che ladro! Ti basta qui Luigi. Oh, come diventò un prosciutto sto mondo? Come parli te? Come parli te? Ricordita, mi va e vanno a te, a corne, macelò, a chi ta robe, ladro. Non vedo voi sentì parlò, ci ma c'è mai perplesso. Buongiorno Subacic. Buongiorno Franz. Che vento lì? È anche un'altra montagna ed è quella a Bugna. Ma quale va? Vieni. Su veniamo a dire che te la tua spedizione. Ora vengo per il borgo di tua mamma. Luigi, a me c'è tu su da qua, ti l'hai fatta signora da prima scena. Sì, l'ho fatta anche su Tlignò in russo, Subacic. Ma che punta vede se che tu ti apposto, Mi fa. Luigi, vieni. Allora ricordita. A chi ti vendo un po'? Se che dice panette. A chi ti vendo la corne? Se che dice macello. Allora chi ti roba come se che dice? Ladro! Ah,
che lui insulti chi per. Pronto? Parlo in casa del professore. Ah, è lei! Porlo cucciante d'oro! Ah! Ah, professore, lei è un po' ne cucciante insulta. E precisamente con l'armatore Giovan Battista Pitalucca. Ah, e sì, sì, le volevo dire. Se mi poteva accordare 5 minuti. 5 minuti su. No. Si tratta della malattia di un mio carissimo amico. Sì, sì. Come? Viene giù lei? Ma bene, benissimo. La ringrazio. Grazie. Anzi, se mai, anziché passare dagli uffici dove ci sono tutti gli impiegati, passi dalla porta privata. Almeno non la vede nessuno. Arrivederci. Vengo via, che senti ultimi. Vengo via. Un vero che non ne può succedere. Ah, ah, anche tu, ah, mi sento sul legno. Un po' chi turna, ah, ah, oh, com'è andato, cavaliere, come mo siamo pusci i mattinieri stamattina? Chi dorme non piglia pesci, caro Bacicino. E vista mattina ho saperto una fuori, una fuori. Ho trattato con comenda tu, stanchi, ecco, chi che i papi? Luca manche, cato firma e la fora un bello che vento. Mippo, con come è andato? Non ne fa che un po' troppi a fuori. A fuori che fino a ora, gli altri ne va più nessun profitto, eh. Ma, e sai che se fosse un discorso, ti ho anche detto un'altra cosa. Con tu come è andato, o non mi piace proprio, proprio per niente. Da quando ti tenta rigo con lei, ti apri una trascrivo interessi da nostra azienda. E mi fa che agua se mi arriva a un punto di dite basta. Ma non firmo niente. Se ti chiedi a fuori con lui è fatta. Ma mi con quell'uomo e la sua bella compagnia ho finito. Basta. Questa è l'idea. Questa è veramente l'idea. Incredibile. Ma ciccia, come socio e con sei genute per fiote bisogna che ti firmi, Te lo consigli? Sono soci con sei. Sì, me lo consigli, ho da venire. Sto a sentire quello che dice gli altri, poi ti viene e mi ho da firmo. Non firmo niente. Te lo sa dito, non firmo niente. E questo ti te credi, che non me ne sei già accorto, che tutti i mannesi che fai. Prova da mandò ben galea a tutti. Ma che galea, che cos'è l'anche, colante. Ma un comandato è una persona serissima, ma ciccia. Una voce di tutte le camere di commercio. E gli altri che dovessimo essere conoscenti. Per tutti gli agevolazioni che mi avevo per merito sotto, capisci? Sì. Dite a mia voi agevolazioni che t'hanno fatto da voi a cruce da cavaliere. Sabine, andate alla cruce del cavaliere. Le dico che me ne sono meritato. Va bene, attività. Va bene, onestà. Lascia perdere l'onestà. Perché se ci di un'altra volta vedi su tra mezzagne e garettiamo tutta, perché il te. Bello onestà. Trifondici dei povi a gente e fra i cuori per tutti, anche un amico. Ma ciccia, ti passi un confine da creanza. Un confine, andiamo tutti, ti vedete rie. Oh bello cacapiù, tanto non ti ragionò, non ti ragionò per niente. Si vede che qualche dun, o t'han più quella testa lì, A me non m'han più niente nisso. Tu sa dito che mi manca, ho de prove di mannessi che fai, te lo sa, e te lo torna di, ho de prove. Ti dovresti stare nuovamente, autoragioniere, autoprotetto. Quello sì, che ti fai mannessi, e che mannessi. Lasciami con Luigi, non metto con Luigi, perché se ti tocchi un Luigi finisce morto, ti tocchi il brutto tacco, mi dai tutto, E invece, caro Maciccia, una in tasca che oggi toccò, ecco, stamattina, saggi, osate sta fuori, e già lì, e ora te in testa qua a te. Ti vieni mica con te la buccia in tasca, Te può da me trattare un ben, Non ti indumedi in te la relazione che è tra Luigi e mia figlia Lisetta, E cos'è te va da dire? Quelli è una fuori che se chiama sbrigoli oggi. E ci puoi fare c'è un bello. Allora un bello giorno sei maglia e gli altri andiamo là e mangiamo i confitti. Oh! Sei un confitto d'amore!
ciccia, perché vi effigia anumaio moi, dico moi, un tuo protetto. E perché? Un lembro abusone, un l'intelligente, e poi un l'interessa unita a nostra azienda. Ma un senza un franco. E chi te l'ha dito? Oh, chi me l'ha dito? Ma va, ma cos'è te la Gianluigi, con stipendio che chiediamo di altri? Vuole più quello che galeve, perché quello che chiede? Te ragù, ma sposando se qua Lisetta, tu veni al socio anche lì, anche lì la via sopporta. Socio, socio, e con che capitone sentivo? Un stesso capitone che t'hai lì ti, quando ti tempi su società con me. Ma mi veramente? Chi? Non t'hai venite come lei? Dunca, morale, se ti avete fortunati che te in no, le pure ragioniere. E ti credi che mi accetti? Se più che t'accetti, certo che t'accetti, legge un mio e basta, te t'accetti. Basta da umea, perché mi non vorrò mai, mi affiggia a mai occhi, dico mi, e basta. Come è andato stanchi, ne? Ne? Bra! Cale lì che te brige. E ti dai giù, barbaro coraggio, ti do doppiccia a quello bello essere lì. Te capisci che ti tratti a felicità di doppiccia come invito soliti a fare, a cuore alla cavaliere, alla comendatore. Te padronisci pure fate tu quello che te, però a ricordite, e anche mi fai io da mia testa, a ricordita, oh, asci te avvisa. Roberto me, Roberto me. Sane c'ha di fra, sane c'ha di. E venio come la tua stanzi, e ho dice tu la bisogno di parlare. Vesti, a me cadì, saperne come è, che vedi su, arrivo. E visto come è andato, o come è andato, allora ti firmi, sti papi e ti firmi. Cosa dito che non firmo, non firmo e non firmo e non firmo, no, no e no. Vabbè, se vedeva l'assemblea, commentatore, come se per vanno, va, 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 va. Ma per licenze mi ne sbarrassatene, come se ne sbarrassano un cento adegua, punto, perché io vorrei che non capisce niente. Avanti! Avanti, 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 avanti! Subitalino! Oh! Primo, 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 professore, primo, primo! Come fa questa cabussa? Perché è pesante, eh? A cosa, cos'è fa cabussa, cos'è? Ah, scusami se ho ritardato, ma mentre stavo per venire da qui ho incontrato in auto che ho in cua e ho dovuto trattenere fino alla sua morte. Veramente anche mi sono stato un po' occupato e anche mi che vanno i clienti. Ah, i clienti anche qui, bene, bene, e vedo clienti che le vedo perdo quattro volte. Deve sì, perché persone non usa. Perché è altro che non uso. A te devo, a te devo, prego. Scusami, Subacicia, non esci mica a qualcosa a gua, a mi brucia un po', e vede, venio proprio dal cimitero, a e apri a folle, su, ma sono anche dopo un figlio. Te tranquillo. Ho pizzo un vento. Con le pastiglie, che la mano di Dio, la mano di Signore. Ah, sì, 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 sì. Pastiglie del dottor Grotti. No! E perché? Perché sono mio dottor Grotti. E lui? E le toli! Quelle pastiglie lì e le toli, vuoi più gioia? Ho fatto un esperimento che si insoia, ma ne t'ha morto, non stai la più gioia! E più giù, e più giù, e più giù, e no, giù, e no, non è più giù, tu, tu, tu. Professore, io la conoscevo così di vista per averla incontrata, certo è potentissima, sì, ma sì, non sai ma che è dolce, mi chiedeva che dici in mano. No? Ma come è possibile? Mi sono un grande dotto, mi sono un professore, mi sono un esperto di cadova. Ma
vedi, non sei lui, non mi sono né un né l'altro, però è poesia e mi piace. E anche poesia. E così ogni tanto, così per ammassare la tempo. Io ti do il pie, che sei abituato a massare. Dunque, coscio Pitaluga, sì. venimo dunque. Sì. Ma c'è male a proposito, da chi è il vostro socio, no? Sì, si tratta di me, il socio, di Bertumè. Di Bertumè? Sì. Non conosco. Non conosci a me, no. Forse l'abbiamo già visto da qualche parte, ma va, non mi vengono proprio a sua sembianza. Ma neanche sono vedere, una volta non vanno a scordare. Sì? No, vanno a scordare, è inconfondibile. Sì. Sono vedere, non mi piace tutto. Sì. Ma no, Pedro. Professoso! Come? Come? Ma subito, Luca, un po' di rispetto per un professore! Se fa per dire! Di cosa soffre? Dunque, è da salvare? Sì! Che il mio socio è un accanito giocatore di boccia! Ah, oh, come me! Su che boccia? Sì! Ah, già! E non c'è pericolo che ne sbagli una! Non ne sbaglia una! Ma voi vedete, io passo circa 3 mesi fa! Sì! Su una netta su che voce. Sì. E a livello tranquillo ho detto tanta forza ante la voce che questa c'ha il rimpallo. Sì. Alle partite la fece un ringo. Mi ha schitata nello stomaco. Scusa un attimo, subito che forse non ha capito. Ma a buccio l'hai picciò qui? No, un mezzo giù che la picciò. Ma lì veramente mi puoi con controllo. E te vedi che mi sono spiegato un po' per vedere. Che anche Milly. Ah, il presente offerto! Altro che se c'ero, e come? Ora vede, capita che dopo 3 mesi, tempo un po', sì? E mi viene un dolore! Beh, si vede che qualche organo sarà rimasto offeso! Se che è rotto l'organo! Ma capita lunga, ma cosa capisce? Volevo dire, il colpo avrà leso qualche tessuto! Certo, nel ginocchio c'è un strepone così grosso. Io intendevo parlare di tessuto muscolare. Certo, muscolare, c'è venuto un nebrone così come la macchia di fiore, tutto qua. Ma corpo di balla, se veramente il suo amico ogni tanto soffre di questo colpo, sarebbe bene che si facesse visitare. A volte una lesione interna può anche manifestarsi. E mi stai pascando? Capisci, da colpo di balla? Ma che pazienza? Veramente, ha raggiunto più della fede. Ah, una zafetta! E certo, quella zafetta! Cosa dice? Non la fede bene in giù perché ho una vergogna. Comunque, immagino per questo che vuoi mandare a ciambo. E fogli l'infomere se me ne ha capito. Se me la capisci. È uno dei miei rami preferiti. Ah! E tu lo ramo preferito? Allora, bello preferito. Ma ce la faccio per dire. Subito, e dovete per ricrescere con me, socio, che venisse qualcosa, che mi chiude un ben dell'anima. Sì, bene, certo. Bursa. Per ricrescere che forse venisse qualcosa. Sì, andiamo. Frate! Se ne cerca un ugazzù! Crede il nuovo. 60 anni che sono qui drento, o crede il nuovo. È un po' di delicatezza d'altronde. Mamma un po'. Pronto? No, un ughè. Un asciurti proprio wow. È proprio torno. Buongiorno. Se che dal che sono un sordo, se che. E papà, se ci hai visto? Oh, signorina, vuole da basta, aspetta che papà caccia, ma aspetta. No, Franze, per l'amor di segno. Oh, Franze. E mi c'è tosto mio, Ariè. Non so mica io, vai uscire Luigi, ma per un momento, lei mi gioca un po', per in borgo, un micio urgente, e dei travaggi, lei è del re. E va bene, Franze. Franze, detto che devo qui, mi posso fare? E vieni in panza. E muove. Aspetta. Oh. Che
più tranquilla. Metto come in auto parla. Bravo, 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 bravo. Signorina ci prova di quella lì, Nughenne, a te mi regali certe buettine di tappa. Ah, e oggi sto senso, l'ordi che mi fai una pippa. Franze, l'arrivava la fattina a portare i regalini. La signorina Lisetta, lei è proprio come dice lei, specialmente poi per me, a venire ma a venire. Allora non solo per voi, ma per qualche di nostro. Ma cos'è si viene? Spiega bene po' ben, su. Scusa, Franze. Non sono mica così stupida la nuova cosa, ca signorina, è un ragioniere. Se siamo capiti, eh? Ma queste sono cose che a me non vado a riguardo, hai capito? E vieni ma a chi è? Come sei diventato fermato, però se vuoi con sei giusto a te. Sono su, sono arriva, questa cosa che vuoi rete a candaia. Per sua norma e regola, io candela non ne reggo. E lei, cara la mia ragazza, si intriga nei suoi fatti. Perché se no, obbedè. Uè, ma togli, scusate la cria che si sente come della. Su, Luigi, alla signorina che dice che se stai è ben fede. E lei, prendi la manco tutti i torti. E lei, signorina, in attesa delle ferie, vadici in magazzino che si avrà ancora bisogno di lei, va! Subito, ragioniere! Ma di cara! Va, ripassa una portata! Un po' di rilo! Gabba, dici che mosso un cane! Va! Madonna! Amiamo un po'! Su, Luigi! Ma chi è che sta? Chi? Parisi! Giusto lei! E ha mai detto che a mezzogiorno va aspetto un solito posto. E che fai un possibile per sì, che bellezza. Grazie, Franz, grazie. Vedi, che bello regalo che vi fai io anche a voi, Non stava preoccupato, non stava. Vabbè, lasciamo perdere, sì. Andiamo da su un magazzino che gli bastasse che carica la merce di Sundacca. Sti in bordo, ma si ha detto un sacco di rumi. Ma sono salvatulle e le quei cifruntali. Allì. Cammi, non c'è vedere lungo, te le fai il fuori. Luca, purtroppo alle cuscine. Mi dispiace, ma il vostro socio un esso campo santa, accanto a una prunta. Luca niente da fa. Purtroppo, ma dico, ma ci metterei mai. Nelle condizioni in cui si trova la vena orta, al massimo può durare 3 mesi, ma a volte l'aneurisma si manifesta anche prima, a volte basta una piccola... L'orta! Volevo dire, a volte basta una piccola emozione per soccombere. Tutto a posto? Sei per esempio una piccina operazione. Per l'amor del cielo, per l'amor del cielo, l'aorta va diritta al cuore ed è assolutamente inoperabile. Caro signor Pitaluga, cosa possiamo dire? Ci vuole pazienza, ci vuole pazienza. Chi muore giace, chi vive si dà pace. Perciò lei, caro signor Pitaluga, lei che è tanto in salute, si dia pace. già, mi sta con me. Chi resta si dà pace e chi muore giace. Ma lo so che fa delle belle poesie, lei. Ma no, ma sta che non è una poesia, sta che è un dito antico. Ma, mia la prima volta con te. Professore, ma quale disturbo, signor Pitaluga? Ma è stato un piacere conoscerla, incontrarla. 300.000 lire, va bene? La orta! Stia fermo! Qui ci vuole un'operazione a cuore aperto! Bisogna tagliare! No! Ferma! Gaetano! Gaetano!
300.000. Grazie, signor Vitaruga. Lei è stato molto gentile. Ma sofficita, ma mi ha detto proprio un grande dispiace. Passiamo a fuori. Non serve già a vedere da me. Ma signor Vitaruga, prego. Ad ogni modo si ricordi, signor Vitaruga, se lei ha bisogno di me, mi trova. Mi trova al cimitero, all'obitorio. Non si dimentichi, a sua disposizione. Appena vuoi dirmi, andiamo da capire a uno. Signuchi con urgentemente bisogno di farlo. Non è giusto. Ho proprio dei figli. Grande ufficiale commendator Sigit. Non è qui di più. E tu chi tra i mesi di Gallia? E un languide più. Da sentire. Dice che Gesù ancora dice con l'urgenza di farlo. Dice che Gesù anche non le giuvene, va. Ma ciò bacio, ma sarebbe una cosa urgente. E vani di che cucci, dica che te lo dici, mi piace, poi non trappo. Già che ti fa la strada, portimi un po' una bella bottiglia di grappa. E un gotto, anzi due o tre gotti. Anzi, una bottiglia di due o tre gotti di grappa. Anzi, fa una cosa, se chiedi un commento a tu sei chi? Ti chiedi tanti saluti da cavalieri, da signor Vitaluga, ti chiedi Gerolamo Seghetti, vai, dica così, vai, dica con saluti. Perché chi muore giace e chi vive si dà pace.
ma Pemmiule è refugio, sciopa. Ma Pemmiule sa bello che è risolto. Fra tre pagine, Luigi, ma che senti che te si goi. Si goi? E tu, come ci lo faccio? A mesi giorni ti si metteo. Quando stai spesso qui a scuola. E magari scherzente per alla veite, alla veite. Ma che gradi? Quello che le vedo. Ma un professore. Un professore, te, Lucchi. Goperto per la fotografia, ho un marito che venì alle finia, ho un macchio mentre hai mangi e poi ti saluto. E qui, a me che fare sto, mo ci ubacci. E me cose, cose tutto. In fondo, morir bisogna tanto da qui. Non state una foto né niente. E non ti vedi che ti questi tra i mai. Cosa le vuoi vedere bene su di sì che no, non sei pure alle vuoi. Niente, niente, quando si dice, un momento fa, tu sai chi è stato. Un comandatore, da me fama. Un comandatore, Senghetti. Ma per lui la personalità è un peso grosso. No, su che è un peso grosso. Con chi è un peso grosso? Pensa che una volta sono dovuto andare. Ma aspetta, aspetto, per due mesi. Poi mi ha fatto di con le anche. Quando mi invece sai va con le ali. Ho dovuto colare e andare. Ha capito? Così mi auguro con restituire la cortesia. L'ho ricevuto prima, ho detto che è insomma che non le ho giù manco da noi. Ha capito? Tu vedi, sapisci venire qui. Mi sei lieto con risai con cui mi sono denti. Le riverenze, di salamellecchi, di muvini, perché che lui è un pezzo grosso. E quei pezzi grossi non si può come se. Non si può andare dritti. Bisogna scangiò per la vedi guai. Vado ora in avanti, posso fare come giù. Posso rendere pampe fugace a tutti, senza che impugnare niente. A chi viene affetto tanto ben cito, viene restituito tanto ben metro. Sia in bene che in male. Non ti può ragionare che ragionare bene, eh? Ma sciubacci, mi sono tanto sorpreso, mi hai fatto una busselò di roba, che io la capisco niente. Capisco, capisco. Senti bene, ben, è un bel senso interesse un tuo assetti di situazione. Grazie. Ma da bianca, saprò fare il mio dovere. Dipemi, sei stato come un figlio. Sei stato l'unico, come su veramente ben. E tu non mi hai fatto vedo un gianco pa' un aio. Ma capito. Conte Carlo, sei tanto bravo, grazie, sciubacci. Però non stai stato un bravo, Stai allegro, stai contento. Tanto mio da voi, alle che tu anticipato, te sta tranquillo che prima del mio ci siamo tante cose. Io da ci stiamo anche a faccenda di dialisi, non preoccupa. Ma per quello che ci speranza, sciubacci. Io dirti che ci speranza perché te vuoi di secche, te vuoi di scheggimi, invece non mi che vado dritto. Ho mare aperto dappertutto, naviga con gonfie vele a pieno vapore. E sta tranquillo che te si traiva e ci faiemo dell'arma du cammin. Te la cerco io mi. Su faccia. O c'è che? Voglio agra. Agra. Finalmente. Quanto ce l'ha pagò? Lo pagò. Di giotto mi ha fatto. Di giotto? Pronta cassa. Chi ti che ne ha vinto? Un resto tenito. Otti. Sì, 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 tenito, tenito più, non ti t'avverto, che da oggi in poi mi resti, non ne giù. Ma stai pure tranquillo che non mi scordo, Vai, vai. Signora, sciubacci, c'è perché te è cusci. Vabbè, se stai qui a carrette sei, ecco se tu, che non tanti di me, ma tanti. Poi se che lasci il resto, un franco, una volta di fuochi qua. Per qua, e che per qua? E che per qua? Perché lasciamo che il re di un franzo la base da nuovo a mangiare la spalla? Oh, vuoi dire con franzo, un fate sul re, da ci mangi. Ecco, tutti ma roba, chi trento ma roba, tutti all'infea detti, perché te un c'è un detto. Deve di tabuti gianchi, alle dava assunta ventri di un preso così grosso, 16.000 lire. Un franzo ma roba, dove a franzi. Ti dà un po', Luigi? No, grazie, preferisci l'orzota, se un po' disturba un ciubacco. Ah, no, mi piace, bisogna che mai, A me
dire che avesse da riscatto. Ma non me ne cosa dite, mi bagno. Ma che dunque potrei mai se te sali un grappa? Salute! E bravo! Più baciccia, sedeva i cicchetti! Oh oh! Se vai qua salute di tutti i ladri che goda turno! Oh! Se mica esse di ladri, hai faiete te dreito, altro che! Invece no! Ma contento di avervi caso salute, di dire il ladro, mi sa faccia! Non tu esci mica a riferire a me? Ma, tu lo sapete se ti vea roba. Ma di qua ci siamo, ti scherzi o ti parli in sul seno? Ma, vedete che scherzi. Ma più. Vi ha perso un minuto a poco la faccia lì, non ha ragione, noi. Vai, vi dici che ti indi il grappa, che poi ne parliamo, ragioniamo tranquillamente. Grazie, grazie. E non è quella roba, grazie. Davvero, tu baciccia. Che stamattina si è perso un po' di tempo. Uscendo di mente. Ma così è vero, ma no, è vero, è vero, è vero. Niente, ti è vero, la fanno il capo a quella lì, ma ci fa. E la pisa la forzata, Madonna. E non che ne parlo, che ne vedo, ordota. È intelligente, sì, ragioniere. Davvero, tu te diva, ma ciccia, che stamattina si è perso un mese di tempo così inutilmente. Oh, qui, cerchiamo di venire un solo, perché mi dugo tempo da cacciovia, va? Io non tanto poco mi tempo da cacciovia, se ti sai. Un mio tempo ormai è limitato, la scadenza fissa. Allora dunque ragioniamo un po'. Ti guardare la ciunca che fra Luigi e Alisetta, vuoi va dire? Ah, niente da fo, siamo di lungo lì, niente da fo. Lo sa di tale, autoragioniere, e ton ripetati, niente da fo, basta. Va benissimo, va benissimo. Allora? Non c'è niente da fo, manco fra me e te. Tu esci separati? Precisamente. Mi meriti tutto tu, mi hai capito. E ti diteriti tutto. Ma come va, Ciccia? Ma ho acquisito tu un seme, dico... Dopo tanti anni... Ma su, ma ciccia, mi non vedo che per colpa a me agitare un passo cette. Ti ragioniere, intrighi tentito offerti e lasciami ragiono a me. Allora, cosa ti di? Ma ciccia, ti vedi, dico, cerchiamo di ragionare. Parliamo di un altro momento, ti vediamo, cuscito tu un seme. Parliamo, ma ciccia. Ma ciccino... Eh beh? Dopo un tempo... Da roba vorresti. Seguo, siete un tempo. Da roba vorresti. Ormai, non posso dire veramente, ti metto me, ti mette lunga roba. Fino al primo giorno che vedevi su succede con me, ero contento da roba a te, ti mi fai roba anche dagli altri, i quali altri, a loro volta, da roba a te. Se stamattina esci firmò, avevo le mie buone ragioni per non firmare, io ho delle prove schiaccianti. Ho comandato e la sua bella compagnia di quello che fra tre mesi d'azienda, ne fa tutto, ne fa un vero miso dei capitali, ma di nero che ne ha, volete un blef di mangiare, di nero che ne ha, di nero che ne ha, ma ciccia, te di tu che te ne previ? Seguo che io. E allora perché non te parlo prima? Perché prima mi fa qui a sbagliare un corpo, bava. Anche se sei da falli. Non ci puoi a niente. Pronto? Armatori Pitaluga e Somarini. Sì, attenda. Ci ho aperto me. Sì. Oh, come è andato un stanco? Ah, stanchi, fermi tutti. Che rispondo di? Pronto. E lei, commendatore, e sì, una chiedere. E qua dietro che si digerisce una betoniera di calcestruzzo che mi sono appena levato dallo stomaco. Cosa c'è? Non comprendo, mi schifo, ma si compri un vocabolario, via.
veramente. Che lei un po' l'ha avuto un ladro e un porco. Forse, se vuoi sentire il resto, venga domani all'assemblea, che ne fai io a trascicere per tutti. Cos'è che? Vuoi soddisfarsi? Chiede io a tutti soddisfarsi in culo. Non ti preoccupi, faccia come vuole. Anzi, non so cosa le dico. Che per non perdere tempo, vado a far colazione, mi